tutti, oggi è mercoledì 1 marzo ed è il primo giorno di marzo, quindi buon marzo. Non si dice, vabbè. Oggi è un'altra giornata in cui mi giostrerò fra università, studio, palestra e cibo. Praticamente questa mattina non ho avuto lezione, però ho un incontro lezione a mezzogiorno e mezza e quindi mi porterò il pranzo. Siccome sono in modalità, come del resto negli ultimi vlog è sempre stato, svuota frigo, mi sono dovuta inventare qualcosa al fine di svuotare il frigo, perché andando a Padova nel weekend non voglio che le cose vadino a male. Quindi ho deciso di farmi un'insalata con dell'insalata iceberg che avevo da finire in frigo, con una patata dolce che adesso cucino al microonde, sempre il solito metodo di lavarla, punzecchiarla e poi avvolgerla nello scottex bagnato e metterla in microonde. E poi ci aggiungerò dei fiocchi di latte che stanno per scadere e delle olive che avevo già aperto in precedenza e che quindi sono nella scatola. Perché solitamente di una scatola grande di olive ne mangio metà. Questo è il pranzo. Poi nel pomeriggio sarò all'università per un lavoro di gruppo e se finiamo in tempo ho chiesto a Veronica di portarmi alla metro, perché bisogna andarci con la macchina e non riesco ad andarci con il motorino, quindi devo dipendere da qualcuno per andarci. Quindi se riuscirò ad andarci vi porterò con me. Una cosa tipica di quando sto vloggando è già successa, cioè è uscito il sole. Mentre per il resto speriamo che non succeda nulla che mi porti a chiacchierare per ore e ore e ore e ore. Ciao Luna, saluta. Ero alla ricerca del pollo. È qui? No, vabbè, ma... ma cosa me ne faccio di tutto sto... No, aspetta, quello tagliato è qua su. Ehi, questo è sconto. No, non lo so. Pura, ma compriamolo. Compriamo tipo questo. Ci sono 500 grammi di tarlo. La fettatrice ce l'ho. Ce l'hai la fettatrice? Sì, possiamo fare il crudo party, prepararla. Che freddo che fa qua. Vero la scoperta della metro. Devo comprare una forma di formaggio. Visto, prima di tornare a casa, io e Veronica ci siamo fermate a fare un po' di spesa alla metro perché è il lead che prendo le mie fonti principali, soprattutto di proteine. Ora vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso questa cassetta, sarebbe una cassetta intera, ma ho fatto metà con Veronica di zucchine. Sono più o meno 8 kg, che le ho pagate circa 1,70 euro. Poi un pacco di tonno in scatola al naturale, un pacco, cioè sono praticamente 24 scatolette, e in tutto ho pagato 15 euro. Poi questa pasta senza glutine della Garofalo, che è la mia marca preferita, e questo formato non lo trovo praticamente mai al supermercato. E poi questi frutti di bosco congelati, che è un mix di frutti di bosco, i mazzancolle tropicali già sgusciati. Ho voluto provare questi per vedere la differenza, non è solitamente quello che prendo. Tentacoli di totano già tagliati. E questi sono perfetti per quando faccio le mie insalate, molto pratici perché appunto sono già tagliati. E poi questi tranci di verdesca che avevo già preso un'altra volta e non mi avevano tanto soddisfatto, però hanno un prezzo talmente ridotto, questo pacco costa circa 2,50 euro, che ho voluto riprenderli. E poi per la gioia di Luna ho preso ben quasi 10 kg di pollo. Penso che tu possa essere felice di questo acquisto, no? Vedi, pollo e tonno, cioè meglio di così, ragazzi, cosa vuoi? Cosa vuoi? Inoltre ho preso anche due casse d'acqua e mi pare basta. In totale ho speso circa 90 euro. Adesso metto via perché sennò mi si scongela tutto. Quindi adesso sono tornata a casa e sono circa le 5, quindi mi sto preparando la merenda. Per merenda mi preparo qualcosa che avevo fatto vedere forse in uno dei miei primi vlog, che è della frutta cotta
con cannella e albumi. Praticamente prima taglio una mela a cubetti e la cucino in microonde. Quando si è ammorbidita la aggiungo un po' di cannella e mescolo il tutto. La butto in padella, nel mio padellino antiaderente, e poi ci verso sopra degli albumi, quasi a fare un tortino. Quando il tutto è cotto lo metto in un piatto e poi alla fine, quando è ancora caldo, ci aggiungo un velo di burro di mandorle che si scioglie ed è ottimo con la cannella e la mela cotta. Il programma del mio pomeriggio è studiare un altro pochino, sistemare un po' di cose, fare il mio allenamento di HIIT cardio, quindi una mezz'oretta in palestra giusto per correre 20 minuti, fare qualche addominale e farmi la doccia, perché io preferisco farmi la doccia in palestra, è molto più pratico e sporco meno in casa, creo meno umidità e tutto, e approfitto della loro acqua calda. E basta, quindi ci vediamo dopo. Buongiorno a tutti, oggi è ovviamente il giorno dopo. Mi dispiace se ieri sera non vi ho più parlato, però sono tornata a casa un po' di fretta, un po' di furia e mi sono messa a mangiare. Ho provato qualcosa di nuovo che avevo sempre soltanto visto su Instagram e non credevo nemmeno fosse possibile. Cioè ho voluto provare a fare dei rotoli con delle foglie di cavolo cinese. Praticamente durante il giorno ho bollito il cavolo cinese, l'ho versato interamente in pentola e l'ho fatto lessare per un quarto d'ora. Poi l'ho lasciato raffreddare tutto il giorno e la sera quando sono arrivata mi sono preparata il mio solito riso con verdure, zucchine, carote e macinato. Visto che adesso ho così tante zucchine posso usarle e godermele. Ho provato a mettere insieme i due e fare dei specie di roll di foglie di verza con dentro il riso e il macinato. Diciamo che l'ho fatto abbastanza on the go, avevo un po' fame, quindi non è che sono stata molto attenta alla presentazione. Però devo dire che se fatto per bene, se fatto con calma e magari anche con un ripieno un po' più adatto, magari qualcosa con formaggio, si può più amalgamare e compattare dentro la foglia. E secondo me questa è un'ottima idea per gli stuzzichini tipo antipasto o degli aperitivi. Quindi spero che vi possa essere utile questa mini ricetta. Oggi ho università tutto il giorno, come al solito, e inizio alle 10:30, quindi adesso mi sto preparando il pranzo. Sono ancora in modalità svuota a frigo, quindi ho una ricotta che sta per scadere. Avevo mezza scatola di fagioli aperta in frigo, quindi mi sto facendo una pasta con i fagioli, la ricottina, pomodori, tonno e non lo so cos'altro ci riuscirò a infilare dentro, un po' di verdure, insomma, non so. Ieri in palestra ho fatto una sessione di HIIT, in tantissimi quando avete visto che l'ho fatto mi avete chiesto. Allora innanzitutto io è da anni che faccio una sessione di cardio HIIT alla settimana, faccio 20 minuti, salgo sul tapirulan, faccio un po' di riscaldamento e poi metto 20 minuti e cerco di salire su quei tapirulan che hanno l'opzione velocità alterne, praticamente imposti la velocità di jogging e la velocità di corsa. E quando poi decidi di passare da una all'altra, premi un pulsante e ci va automaticamente. Però comunque si può fare con anche premendo i pulsanti, aumentando la velocità o riducendola. Come l'ho imposto? Personalmente me lo sono impostato a mio piacere. Non so nemmeno se ha un protocollo, se esiste questa cosa, però mi piace farlo così. Praticamente io ho questi 20 minuti. Io faccio 2 minuti a velocità moderata, 1 minuto di sprint e poi 2 minuti di camminata veloce slash recupero. In totale questo fa 5 minuti, quindi ripeto questo per 4 volte al fine di arrivare ai 20 minuti. Le velocità, allora, tutto è iniziato quando durante il mio viaggio a Roma 2 anni fa con Jimmy ho notato che non reggevo, che ero sempre affaticata e non ce la facevo fisicamente a sostenere le lunghe ore di passeggiata in giro per Roma, anche stando visitando, non è che stavo facendo sport a Roma, stavo visitando la città. Ho iniziato e mantenuto sempre la stessa pendenza di 4,5. Quando ho iniziato la mia velocità moderata era 5, la mia velocità di sprint era 8. Mentre adesso nel corso di 2 anni, grazie alla costanza, sono migliorata e sono arrivata a fare una velocità moderata di 8 e una sprint di circa 10-11, dipende dalle volte come mi sento. Quindi questo è il modo
in cui ho impostato il mio HIIT. Non guardo le calorie bruciate, ma guardo quanto ho percorso. Solitamente arrivo a fare circa 3 km in 20 minuti, grazie a questo continuo cambio. Quando avete visto la mia foto su Instagram, subito mi avete scritto: io ne faccio 3,5 in 20 minuti a velocità. Ragazzi, non paragonatevi a me, è una cosa di performance. Io sono felice dei miei risultati perché mi paragono alla me di 2 anni fa, che faceva velocità 5, velocità 8 e moriva. Adesso faccio velocità 8, velocità 11 e sto bene, quindi potrei anche migliorare e continuare a progredire. Quindi deve essere un continuo paragone tra voi stessi, con voi stessi. Quindi adesso mi preparo, vado all'università e poi stay tuned per il workout commentato, perché ho capito che è qualcosa che mi piace davvero tanto e voi chiedete, io rispondo. Penso che da qui alla fine del vlog non ci vedremo più, quindi io vi saluto, vi mando un bacio e grazie mille per tutto, come sempre. Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere il mio allenamento chiamato push, cioè di petto, un po' di spalle e tricipiti. Dopo aver fatto un po' di riscaldamento inizio il mio workout con la panca piana. Con questo faccio un assetto piramidale, cioè inizio con 12 ripetizioni, poi scendo a 10, poi a 8 e a 6 e nel frattempo aumento i pesi. Questa che state vedendo è la prima serie con 12 ripetizioni e ho messo circa 10 kg in totale. Quando arrivo a farne 6, aggiungo circa 12,5 kg per parte, quindi 25, e mi faccio aiutare dal mio spotter. Quando fate panca è molto importante la posizione della sbarra rispetto al petto. La sbarra quando scende deve toccare il petto e proprio all'altezza capezzoli. Quindi è una concentrazione dello sforzo sul petto. E una cosa che io trovo che alcuni magari non fanno, ci sono tante diatribe al riguardo, è l'incurvatura della schiena. Io su di me ho notato che sento molto di più lavorare il petto e non trasferisco lo sforzo sulla schiena se tengo la schiena perfettamente incollata alla panca. Un'altra cosa importante su cui cerco sempre di lavorare è di tenere i polsi perpendicolari al pavimento e non spezzare il polso. Passo i piegamenti a terra. Di questi lo scopo è di farne a cedimento, quindi proprio arrivare a farne il massimo possibile, mantenendo la forma, mantenendo la posizione giusta, ma cercando di andare a sfinire e non riuscire più a salire come appunto adesso. Dopo questi esercizi per il petto passo a un po' di spalle e quindi faccio questo esercizio che sono le alzate sopra la testa con il bilanciere o military press. Questo è un esercizio che ho imparato a fare recentemente. Come vedete si esegue da in piedi tenendo le gambe leggermente piegate. Le braccia reggono il bilanciere che va dallo sterno e sale dritto, quasi appunto adesso mi sono beccata la faccia, sfiorando la faccia. Quindi proprio la sbarra deve salire dritta e non dovete spingerla in avanti per evitarvi la testa. È la testa che piuttosto si sposta all'indietro. Una cosa molto importante quando la barra sale è infilare la testa sotto e sentire proprio le alette di pollo e le spalle in tensione e in contrazione. Questo è un esercizio quindi anche per la parte un po' dorsale e comunque della mobilità della spalla. L'ultimo consiglio che mi sento di darvi è che quando tirate sulla sbarra tenere un attimo il bilanciere in alto e in contrazione il tutto. Non fate questi movimenti troppo velocemente, come se doveste, non so, fare una gara. Fatelo lento per sentire davvero il movimento e sentire tutto contrarre per bene. Poi, sempre per le spalle, passo alle alzate laterali. Con questo esercizio io ho un rapporto odio e amo perché non riesco a farlo con carichi eccessivamente pesanti, perché ad esempio quelli lo sto facendo con 4 kg, ma con 5 non riuscirei a fare il movimento bene. Quindi, come sempre, preferisco sacrificare il carico ma fare bene l'esercizio ed eseguirlo bene piuttosto che caricare troppo
e non farlo bene. Ho notato che se carichi troppo e non lavori bene, non senti lavorare tanto quanto caricando meno e eseguendolo bene. E poi passo ad allenare i tricipiti facendo questi dips fra due panche. Praticamente mi metto tra due panche e scendo, ma non troppo, arrivando quasi a 90 gradi tra gomito e spalla. Qui c'è una forte concentrazione sul tricipite e queste le faccio sempre a cedimento, cioè fino a che non riesco più a scendere o comunque a tirarmi su. Devo dire che secondo me questo è uno degli esercizi per i tricipiti più efficaci che abbia mai provato, perché è davvero davvero distruttivo. Provatelo. Poi sempre per i tricipiti passo al popolarissimo tricipiti cavo corda. Qui è molto importante praticamente bullonare il gomito al corpo. Infatti vedete che il mio gomito non va né avanti né indietro quando tiro il carico. Ed è molto importante anche quando si tira il cavo tenere un attimo in contrazione il tricipite, quindi le braccia dritte, per almeno un secondo. Per sentire il muscolo lavorare. Mi raccomando di tenere sempre una posizione con gambe un po' piegate e petto in fuori, non ingobbitevi. Poi passo a un esercizio che questo è nuovo, non l'avevo mai provato, e sono le estensioni con cavo basso. Qui la cosa importante è tenere la parte superiore del braccio ferma e muovere soltanto l'avambraccio. Dopo questo esercizio ho concluso il mio workout facendo un po' di addominali e stretching, seguendo sempre l'applicazione di Runtastic Results, che mi raccomando potete ancora scaricare gratis sia al mese oppure acquistare con uno sconto del 40% l'abbonamento annuale. Mi trovo molto bene, ho visto un sacco di miglioramenti sulla mia zona addominale, sulla mia forza addominale, e presto vi farò vedere un update dei miei risultati. Quindi vi consiglio molto questa applicazione, mi raccomando, e basta. Con questo concludo questo video, vi saluto e spero che vi sia piaciuto, che l'avete trovato utile, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!